Gigi Buffon e Ilaria. D'Amico l'annuncio a sorpresa arriva come un fulmine a ciel sereno. Ecco cosa è accaduto tra i due. Una delle coppie più seguite nel mondo dello spettacolo, Buffon e Ilaria D'Amico, spiazza tutti con un annuncio che sorprende. I due hanno deciso di farlo proprio ora. Ecco cosa è emerso dopo tantissimi anni in cui sono stati tra i più invidiati dello Star System. Sono diversi anni ormai che Gigi Buffon e Ilaria D'Amico fanno coppia fissa. I due hanno anche avuto un figlio, Leopoldo Mattia, dopo poco tempo dall'inizio della loro relazione, ma solo ora emerge il retroscena sulla coppia. Ecco di cosa si tratta. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. LA coppia fa emergere LA notizia proprio ora. Ecco cosa è successo. Il matrimonio tanto annunciato tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico è rinviato. Le nozze sono state rinviate per gli impegni dell'ex portiere con la nazionale italiana nel campionato europeo iniziato il 14 giugno in Germania. A quanto pare le nozze si dovevano celebrare proprio durante questo mese, come aveva detto al Corriere della Sera l'ex della Juventus, ma i suoi impegni hanno messo ancora in stand-by la festa e l'evento. L'ex portiere e la bella giornalista dovranno attendere ancora un poco prima di potersi dire finalmente il tanto agognato, sì, lo voglio. Nella squadra allenata da Luciano Spalletti infatti Gigi ha il ruolo di capo delegazione. In pratica è chiamato a far rispettare allo staff e ai calciatori le norme di comportamento. Come riporta Nuovo TV, il matrimonio arriverà alla fine degli impegni con la nazionale. Ilaria D'Amico attenderà quindi il momento giusto per convolare a nozze. Nel frattempo si dedica al figlio, il secondo avuto da Buffon in quanto era già madre di Pietro, nato dalla relazione con l'ex Rocco Attisani. L'ex portiere invece ha avuto due figli anche da Alena Seredova, l'ex moglie, ovvero Luis Thomas e David Lee. Una famiglia più che allargata considerando che anche la Seredova ha avuto una bimba dal manager Alessandro Nasi, la piccola Vivienne Charlotte, nel 2020. Solo la scorsa stagione Gigi Buffon, dopo 30 anni di carriera, ha scelto di ritirarsi. All'inizio del 2024 ha iniziato il corso intensivo alla Bocconi in Business Administration, per perfezionare il suo inglese, e ora si appresta a sposare la donna con la quale condivide la vita dal 2014. Insomma, le cose comunque tra i due non potrebbero andare meglio.